Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati a quanti stanno seguendo questo nostro ciclo di webinar. Io sono Claudia Migliore, sono la responsabile del progetto Riformattiva e vi prego di segnalare eventuali difficoltà di audio o video all'interno della chat, se ci dovessero essere problemi di audio, appunto. Dunque, quello di oggi è il quinto webinar di un ciclo di sei webinar che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto sulla tematica della gestione delle risorse umane, con riferimento quindi non solo alla valutazione della performance, ma all'integrazione della valutazione della performance anche con l'assessment delle competenze, lo sviluppo delle risorse umane. Questi webinar sono realizzati dalla società PricewaterhouseCoopers nell'ambito di un contratto vinto attraverso una gara europea con il Conformance PA, appunto, e nell'ambito delle attività di accompagnamento alla implementazione della riforma della pubblica amministrazione in un gruppo di amministrazioni che hanno aderito al progetto Riformattiva ormai da circa un anno e mezzo. Riformattiva è un progetto che nasce nel 2017 con l'obiettivo di sostenere le amministrazioni nell'implementazione della riforma e di restituire anche al Dipartimento della Funzione Pubblica criticità, punti di forza derivanti proprio dal contatto diretto con le amministrazioni. Le amministrazioni hanno un ruolo attivo all'interno del progetto, che non è quindi solo quello di ricevere un supporto, ma anche quello di fornire indicazioni sull'implementazione di metodologie e strumenti e anche di testimoniare di tali esperienze ad altre amministrazioni. I webinar che stiamo realizzando sono proprio, diciamo, strutturati secondo questa logica e quello di oggi, come quelli diciamo, che abbiamo già realizzato e come l'ultimo che realizzeremo, prevedono una, diciamo, una parte più teorica e di inquadramento metodologico ed una parte di testimonianza affidata alle amministrazioni che stanno partecipando al progetto. Oggi avremo per la tematica relativa al colloquio con il valutato la dottoressa Delpidio, che io ringrazio, responsabile del servizio assistenza enti locali, formazione e controllo della provincia dell'Aquila, che sta appunto partecipando al nostro progetto. Questo progetto prevede anche una terza fase di disseminazione ad un nucleo più ampio di amministrazioni, quindi di condivisione degli strumenti, delle metodologie, dei percorsi, e questi webinar diciamo, danno l'opportunità alle amministrazioni che stanno partecipando, che stanno assistendo, anche di segnalare un interesse proprio per questa terza fase. Quindi, se ci fossero amministrazioni interessate agli strumenti che stiamo mettendo a punto e anche a un supporto che fornirà la società Pricewaterhouse, possono scrivere a riformattiva@governo.it e segnalare il loro interesse. Io, diciamo, vi ringrazio, ringrazio tutti, al momento siamo 236 partecipanti, chiederei a chi non deve parlare di chiudere il proprio microfono in modo da evitare rimbombi e difficoltà di ascolto. E passerei la parola a questo punto alla dottoressa Bono per il primo intervento. Grazie a tutti e un grazie in particolare alla provincia dell'Aquila. Buon webinar. Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi. Ringrazio la dottoressa Migliore per la presentazione. Il webinar di oggi ha come tematica fondamentale quella della performance individuale, quindi il rapporto tra valutato e valutatore. E in particolare parleremo di quelle che sono le best practice per la gestione di un processo di performance individuale strutturato ed efficace. Gli argomenti che tratteremo sono la valutazione appunto come processo per la valorizzazione del personale, le dimensioni oggetto di valutazione nell'ambito dei processi di valutazione della performance individuale, i momenti salienti tra valutato e valutatore e quindi i colloqui che avvengono nell'arco dell'anno in cui avviene la valutazione della performance e poi eventuali distorsioni di giudizio che possono incorrere nel valutatore,
e addirittura dei meccanismi di difesa che può avere anche il valutato durante questi colloqui. E chiuderemo appunto l'intervento con la testimonianza della dottoressa Delpidio. Perché è importante valutare all'interno dei contesti organizzativi? Perché questo ha un impatto su tre diverse dimensioni molto importanti per l'organizzazione. In primis sullo sviluppo delle persone. È impossibile valorizzare le persone se non si passa attraverso la valutazione. E infatti il sistema di valutazione permette di accrescere la consapevolezza delle persone su quelli che possono essere i propri punti di forza, le aree di miglioramento. Allo stesso tempo, grazie alla valutazione delle performance, si possono avere delle informazioni utili per la formazione e quindi per intervenire a livello formativo per colmare i gap formativi, i gap di competenza che possono esserci all'interno di un contesto organizzativo. E allo stesso tempo la valutazione ci permette anche di avere informazioni utili per quanto riguarda lo sviluppo professionale e quindi capire quali possono essere gli interventi più efficaci all'interno degli enti e delle amministrazioni per poter migliorare anche a livello di sviluppo organizzativo e quindi per poter migliorare anche l'efficacia organizzativa. Entrando nell'ambito della normativa di riferimento, ci sono diverse le leggi che appunto focalizzano l'attenzione sull'importanza della valutazione della performance individuale come momento fondamentale per la valorizzazione del personale e in particolare nel 2019 Funzione Pubblica ha emanato delle linee guida che danno un indirizzo per tutti gli enti e le amministrazioni che vogliono mettere in campo dei processi strutturati ed efficaci di valutazione della performance individuale. In particolare, Funzione Pubblica ci dà degli indirizzi in merito a quelle che sono le dimensioni della valutazione, quindi risultati per quanto riguarda gli obiettivi connessi a dei target da raggiungere e comportamenti, dimensione più ampia che poi andiamo a vedere fra poco. Inoltre, Funzione Pubblica ci dà delle importanti indicazioni su quelli che sono i tempi e le modalità di svolgimento dei processi di valutazione delle performance individuali. E tendenzialmente ci dice che un processo di valutazione della performance individuale dovrebbe avere la durata di poco più di un anno e quindi cominciare verso novembre-dicembre per poi concludersi per l'anno successivo, tendenzialmente verso febbraio-marzo. Quindi un'assegnazione degli obiettivi che avviene verso novembre e dicembre e poi una restituzione del feedback che avviene per febbraio-marzo dell'anno successivo. Quali sono gli strumenti previsti e di supporto nell'ambito dei processi di valutazione delle performance individuale? Prima di tutto le schede di assegnazione degli obiettivi, schede di valutazione, schede di feedback. Tutto questo rientra all'interno di quello che può essere anche un sistema di misurazione e valutazione delle performance, quindi un sistema informativo che ci consente di aggregare tutti i risultati delle valutazioni delle performance individuali e di integrare anche questi risultati con altri importanti processi HR. Quindi l'utilizzo di un sistema di valutazione informativo ci permette appunto una maggiore facilità di integrazione di quelli che sono i diversi processi delle risorse umane e quindi quei processi che tendono alla valorizzazione del personale. La realtà nell'ambito del mondo pubblico per quanto riguarda la valutazione delle performance è molto variegata e ogni amministrazione ed ogni ente struttura in maniera differente il proprio processo di valutazione della performance individuale e quindi c'è una enorme eterogeneità anche sulla base di quella che è la cultura organizzativa. Ci sono enti e amministrazioni che sono numerosi anni che svolgono dei processi di valutazione della performance individuale e ovviamente sono arrivate ad avere degli strumenti più strutturati ed efficaci per gestire al meglio questo tipo di processi. Altri enti ed altre amministrazioni si sono avvicinati negli ultimi anni alla valutazione della performance individuale e quindi c'è ancora della strada da effettuare per arrivare poi ad un processo che sia efficace e integrato anche ad altri processi HR. Nonostante questa forte eterogeneità nell'ambito dei processi di valutazione delle performance individuali, possiamo comunque delineare alcuni momenti salienti che sono gli incontri tra il valutato e il valutatore. Tendenzialmente questi due attori si incontrano nell'arco di un anno, quindi di tutto il processo di valutazione della performance individuale, in tre momenti salienti, che sono il colloquio di assegnazione degli obiettivi, è appunto il colloquio in cui avviene la definizione degli obiettivi e l'assegnazione di questi al valutato,
Ovviamente in questo colloquio avviene quella che è anche la negoziazione degli obiettivi, qualora esistano degli spazi di negoziazione. Questo dipende molto da che tipo di obiettivi vengono associati ai diversi valutati. Successivamente si passa a quello che è definito un colloquio intermedio, quindi ci sono degli enti e delle amministrazioni che a seguito dell'assegnazione degli obiettivi effettuano dei colloqui di feedback intermedi che vengono a seguito di processi di monitoraggio o revisione degli obiettivi. Anche questo ovviamente è un momento molto importante che hanno specialmente quegli enti e quelle organizzazioni che strutturano dei percorsi di performance individuale da diverso tempo e quindi hanno notato l'importanza di inserire all'interno del processo annuale anche un momento di feedback intermedio, quindi un momento di valutazione intermedia che permette di far incontrare valutato e valutatore e quindi di riallineare i comportamenti e in un certo senso facilitare il raggiungimento della performance individuale. E infine, un altro momento saliente in cui si incontrano valutato e valutatore è il colloquio di feedback finale, in cui appunto si restituisce il risultato finale di ciò che è accaduto durante tutto l'anno di valutazione. All'interno di questi momenti salienti e quindi di questi tre colloqui, valutato e valutatore hanno responsabilità differenti. Nell'ambito del colloquio di assegnazione degli obiettivi, la responsabilità del valutatore ovviamente è quella di definire quali sono gli obiettivi, di confrontarsi con il valutato e di definire gli obiettivi anche in merito ai tempi di raggiungimento, alle modalità con cui bisogna ottenere quei risultati e ovviamente a degli indicatori che possano misurare la performance. Spetta invece al valutato la possibilità di negoziare gli obiettivi e quindi di confrontarsi maggiormente con quello che dice il valutatore e quindi di approfondire anche quelle che sono le sue aspettative, le sue motivazioni. A seguito del colloquio di assegnazione degli obiettivi, come dicevo prima, si passa al colloquio intermedio. Anche all'interno di questo momento, valutato e valutatore hanno responsabilità differenti. Il valutatore ha la responsabilità di reindirizzare i comportamenti del valutato e quindi di reindirizzare la persona verso il raggiungimento dei risultati. È ovvio che se nell'ambito del periodo precedente al colloquio intermedio ci sono stati dei momenti importanti, quali ad esempio maternità o malattie, è ovvio che è che in questa fase che il valutatore ha la responsabilità anche di revisionare gli obiettivi. E quindi di cambiare gli obiettivi rispetto a quelli che sono stati assegnati all'inizio dell'anno. Ovviamente anche il valutato nell'ambito del processo di feedback intermedio ha la possibilità di segnalare eventuali difficoltà che sta riscontrando nel raggiungimento degli obiettivi. Anche questo può essere un modo per poter poi ridefinire un obiettivo più tarato per il valutato. Anche nell'ambito del colloquio finale, le responsabilità del valutatore e del valutato sono differenti. Il valutatore ovviamente restituisce il risultato di tutto l'anno valutativo e lo deve fare prestando attenzione comunque a quella che è la motivazione del valutato. Anche quindi in caso di feedback negativo è necessario restituire un feedback che diventi comunque costruttivo per il valutato e che quindi non si associ poi ad una demotivazione del valutato, perché altrimenti questo potrebbe avere degli impatti negativi anche sulla valutazione della performance dell'anno successivo. Ovviamente anche in questo caso il valutato ha la possibilità di confrontarsi con il valutatore e quindi eventualmente in alcuni enti e amministrazioni anche di contestare la valutazione che è stata effettuata da parte del valutatore. Alcune nozioni generali su quali sono i principi generali per i colloqui con il valutato. In primis, prima del colloquio è importante che il valutatore convochi ufficialmente il valutato. Questo è un aspetto importante perché dà la possibilità al valutato di sentirsi comunque importante e di sentirsi attivo e partecipe nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale, di sentirsi parte attiva e quindi di sentire che c'è effettivamente anche un interesse ed una valorizzazione del personale e che il colloquio non è meramente una comunicazione o comunque una restituzione di quanto c'è scritto sulla scheda. Quindi è importante che sia strutturato e che ci sia una vera e propria convocazione ufficiale del colloquio, indipendentemente dal fatto che sia un colloquio di assegnazione degli obiettivi, di feedback intermedio o di valutazione finale.
È importante per il valutatore ovviamente recuperare il materiale di riferimento, quindi bisogna arrivare pronti al colloquio, avere le credenziali per l'accesso alla piattaforma, se presente, di valutazione delle performance individuale e avere ovviamente tutto il materiale utile al colloquio e quindi le schede per quello specifico colloquio che si sta trattando. È importante anche, questo aspetto spesso viene sottovalutato, la scelta di un setting adeguato. Spesso le stanze sono dei luoghi caotici e quindi in alcune occasioni potrebbe essere anche importante prenotare delle aule ad hoc, delle piccole stanze per effettuare sia i colloqui di assegnazione degli obiettivi, sia di feedback intermedio, sia di valutazione finale. Questo perché, sempre perché se si vuole dare la possibilità al valutato di comprendere bene ciò che ha fatto e soprattutto se si vuole valorizzare il personale, è importante anche scegliere il luogo adeguato in cui devono avvenire questi colloqui. Durante il colloquio, ovviamente, specialmente se ci troviamo nell'ambito del primo colloquio, quindi del colloquio di assegnazione degli obiettivi, è molto importante informare il valutato su tutto il processo di valutazione e quindi dirgli anche quali saranno gli step successivi. Ovviamente poi però si focalizzerà il colloquio su quello che sono gli obiettivi di quel giorno. E quindi se si tratta di assegnazione degli obiettivi è importante parlare esclusivamente dell'assegnazione dell'obiettivo e non della valutazione o di feedback. Quello è il momento per negoziare gli obiettivi. Ovviamente anche in questo caso bisogna utilizzare il materiale di supporto e quindi accedere eventualmente anche durante il colloquio all'eventuale piattaforma o sistema per la gestione della performance individuale. Se necessario si possono prendere degli appunti, specialmente per quanto riguarda il colloquio di feedback intermedio e per quanto riguarda il colloquio finale, è importante prendere appunti in particolare sulla motivazione della persona, anche perché la motivazione del dipendente può cambiare nel corso dell'anno e quindi è importante monitorarla nell'arco di tutto il processo valutativo per vedere anche se ci sono degli spostamenti o dei cambiamenti rispetto al passato. Ovviamente tutto questo va a finire all'interno di un archivio e quindi tutte queste informazioni vengono integrate e raccolte meglio se all'interno appunto di una piattaforma o un sistema di valutazione delle performance individuali. Ovviamente è necessario che il valutatore abbia sempre un comportamento professionale e quindi caratterizzato da ascolto attivo, deve lasciar parlare anche il valutato. E anche da empatia, importante per stabilire un rapporto positivo con la persona che si ha davanti. Andando più nello specifico all'interno del colloquio di assegnazione degli obiettivi, quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati? Sicuramente la scheda di assegnazione degli obiettivi. Quindi all'interno di un processo di valutazione della performance individuale strutturato si fa sempre riferimento a delle schede, quindi a dei supporti. In questo caso ovviamente la scheda avrà degli spazi per indicare quali sono gli obiettivi da assegnare al valutato. Gli obiettivi potrebbero avere dei pesi differenti e quindi potrebbero poi essere calcolati in maniera differente sulla base dell'importanza che questi hanno per la struttura organizzativa in cui si effettua la valutazione e ovviamente delle scale di riferimento per la valutazione, con poi uno status dell'obiettivo che potrà essere raggiunto, mediamente raggiunto, parzialmente raggiunto. Ovviamente tutto questo è molto eterogeneo all'interno delle amministrazioni, non esiste ancora una strutturazione del tutto analoga all'interno della pubblica amministrazione, ma un qualcosa a cui si tenderà. Che cosa si va ad assegnare nell'ambito del colloquio di assegnazione degli obiettivi? Prevalentemente si lavora su due dimensioni, che sono i comportamenti e i risultati. I comportamenti sono il come un'attività viene svolta e quindi in che modo la persona opera per raggiungere il risultato. Altra dimensione importante sono invece i veri e propri risultati. Questi risultati ovviamente sono legati a dei target e quindi sono risultati di tipo quantitativo. Quindi si indica un qualcosa che il valutato deve raggiungere. Faccio un esempio, un numero di pratiche da completare, un numero di progetti da attivare. Ovviamente anche questo tipo di obiettivi variano sulla base dell'amministrazione di riferimento. I risultati possono anche riferirsi eventualmente a dei progetti speciali e quindi se ci sono nell'ambito dell'amministrazione dei progetti speciali in corso, alcuni obiettivi annuali possono essere dati
anche in merito a questo tipo di progetti e anzi spesso diventa stimolante dare degli obiettivi su progetti speciali perché significa che questi cambiano nel corso degli anni e quindi che non si è sempre di fronte allo stesso obiettivo ma che comunque si danno nuove sfide per il valutato. Anche questo ovviamente ha un impatto positivo sulla motivazione del valutato. Nell'arco di questo colloquio di assegnazione degli obiettivi è importante ovviamente fornire un'introduzione su quello che è il processo di valutazione e quindi chiarire che cosa si sta facendo e che cosa si farà nell'arco dell'anno successivo. È importante avere un focus sui comportamenti, che sono una delle dimensioni che vengono valutate. La dimensione dei comportamenti è molto ampia e oltre a contenere i comportamenti organizzativi, contiene anche competenze tecnico-specialistiche, competenze trasversali, competenze manageriali e di leadership. Quindi anche in questo caso ogni amministrazione e ogni ente avrà a disposizione, o comunque se ancora non lo ha, ha la possibilità di costruirlo, un dizionario dei comportamenti che sulla base quindi del ruolo professionale del valutato indica quali sono i comportamenti che questo dovrebbe avere all'interno del contesto organizzativo in funzione del raggiungimento dei risultati. Oltre ai dizionari appunto di competenze che rientrano, oltre ai dizionari dei comportamenti che rientrano nell'ambito dei sistemi professionali, ci sono anche dei veri e propri modelli di competenze a cui si fa riferimento e quindi quali sono le competenze che devono essere espresse all'interno del contesto organizzativo sulla base del ruolo professionale e anche della seniority. Altro focus importante è sui risultati e quindi quali sono gli obiettivi che il valutato deve raggiungere. E quali sono gli indicatori per misurare questi obiettivi? È necessario che gli obiettivi siano ben esplicitati. È ovvio che nel colloquio di assegnazione degli obiettivi si deve sempre comunque fare riferimento anche a quelle che possono essere aspettative, motivazioni e anche prospettive di crescita del valutato. Se c'è la possibilità di associare degli obiettivi individuali e quindi costruiti ad hoc su quelle che sono o possono essere le aree di miglioramento del valutato, è importante andare incontro a questo tipo di possibilità, di linea di intervento e quindi creare degli obiettivi tarati appositamente sul valutato, che consentano di far sperimentare magari al valutato delle competenze che non sono ancora un punto di forza, ma che magari sperimentandole avrà la possibilità di crescere anche dal punto di vista professionale. Quali sono le maggiori criticità ricorrenti nell'ambito della definizione degli obiettivi? Da quello che è possibile vedere nell'ambito della pubblica amministrazione è che non sempre avviene il colloquio di assegnazione degli obiettivi e quindi non sempre c'è un incontro effettivo tra valutato e valutatore, ma l'assegnazione degli obiettivi avviene spesso semplicemente attraverso la ricezione di una scheda di assegnazione degli obiettivi al valutato. Quindi gli obiettivi in questo caso vengono percepiti come imposti dall'altro. Non c'è un reale confronto tra valutato e valutatore e questo ovviamente fa sì che la percezione dell'assegnazione degli obiettivi sia un qualcosa che viene dall'alto, senza una vera e propria condivisione da parte del valutato. Questo invece è un aspetto rilevante nell'ambito della motivazione. Ovviamente più un obiettivo è condiviso, più ci si confronta su quello che è l'obiettivo da raggiungere, più c'è possibilità che questo venga interiorizzato e quindi c'è possibilità che si accresca la motivazione della persona. Altra criticità sempre riscontrata nell'ambito della definizione degli obiettivi è il fatto che anche se presente un colloquio di assegnazione degli obiettivi, quindi un reale incontro tra valutato e valutatore, non sempre avviene una vera e propria negoziazione dell'obiettivo. E quindi anche in questo caso, seppur esiste il colloquio, questa è una mera ricezione di quella che è la scheda di assegnazione degli obiettivi. In questo caso assistiamo ovviamente ad un processo di valutazione della performance individuale più strutturato, che prevede comunque quindi un colloquio, però allo stesso tempo viene meno la negoziazione, che specialmente invece in presenza di obiettivi individuali tarati sul valutato, diventa un aspetto importante. E quindi in un processo realmente costruttivo, in un processo di valutazione che possa realmente valorizzare il personale, è importante che l'incontro di assegnazione degli obiettivi sia una vera e propria negoziazione degli obiettivi e che quindi valutato e valutatore si confrontino nel costruire quello che è il risultato da raggiungere. Altra criticità spesso riscontrata nell'ambito dell'assegnazione degli obiettivi
è l'assegnare obiettivi sulla base dei trend storici. Questo che cosa significa? Che negli anni per il valutato l'obiettivo di risultato, quindi il risultato da raggiungere, è stato sempre lo stesso. Quindi l'obiettivo resta uguale, quello che cambia è il, possiamo chiamarlo, key performance indicator, quindi l'indicatore chiave di raggiungimento di quell'obiettivo. Torno su un esempio pratico. L'obiettivo di un valutato è il numero di pratiche concluse. L'anno precedente poteva essere 40 pratiche, l'anno successivo l'obiettivo resta il numero di pratiche da raggiungere, ma cambia semplicemente il target. Invece che 40, quest'anno sono 50. È ovvio che andare avanti così nel corso degli anni, assegnando sempre lo stesso obiettivo e cambiando solo il target di riferimento, può essere comunque un aspetto che impatta sulla motivazione del valutato, che non si vede nuove sfide davanti, ma vede semplicemente lo stesso obiettivo con un nuovo risultato numerico da raggiungere. Anche in questo caso, qualora ci sia spazio per assegnare degli obiettivi individuali tarati sul singolo, sarebbe bene cogliere l'occasione e quindi magari o associare quello stesso obiettivo anche l'anno successivo, ok, con un target differente, ma magari associare a quell'obiettivo anche un nuovo obiettivo, che può essere appunto magari quello inerente ad un progetto speciale che sta sviluppando l'organizzazione. È ovvio che tutti gli obiettivi che vengono assegnati al singolo dipendente derivano da quelli che sono gli obiettivi che l'organizzazione deve raggiungere. Quindi è importante anche conoscere molto bene quello che è il piano della performance organizzativa e quindi sapere dove sta andando l'organizzazione, quali sono gli obiettivi che deve raggiungere, perché è sulla base di quelli che poi potranno essere declinati gli obiettivi del singolo. Quindi, come dicevamo, per rendere efficace la definizione degli obiettivi è importante che anche il valutatore si prepari prima e quindi che abbia ben chiaro chi sta per vedere nell'ambito del colloquio, quali sono le aspettative di quella persona e quali sono le motivazioni che ha quella persona. È importante mostrarsi aperti al dialogo e quindi avere la capacità di negoziare eventualmente gli obiettivi dove possibile e quindi aprire un vero e proprio confronto tra valutato e valutatore. E ovviamente è importante comunicare con chiarezza, specialmente quando parliamo di obiettivi, è importante che questi siano formulati in maniera chiara e che non lasciano spazio ad ambiguità. È ovvio che il colloquio di assegnazione degli obiettivi può essere anche un luogo importante per imparare dagli insuccessi, nel senso che un insuccesso del passato può essere trasformato in un nuovo obiettivo del presente, se riformulato e ritarato nuovamente sulla base della persona che abbiamo di fronte. Quindi è importante settare gli obiettivi anche tenendo conto di eventuali difficoltà che sono state riscontrate dai dipendenti nell'arco precedente, nell'arco della valutazione dell'anno precedente. Andando più nello specifico, com'è possibile costruire un obiettivo in maniera efficace? È molto diffusa la tecnica SMART dall'inglese. In che cosa consiste? Prima di tutto, l'obiettivo, per essere chiaro, deve essere specifico, quindi non deve lasciare spazio, come dicevo prima, ad ambiguità. Se l'obiettivo non è ben compreso, difficilmente, quindi ben formulato, difficilmente potrà essere raggiunto dal valutato. Allo stesso tempo è importante che l'obiettivo sia misurabile. Ovviamente se non c'è misurazione, ricordiamoci, non c'è valutazione. Se io non so, non ho qualcosa che posso misurare, che posso monitorare, difficilmente potrò valutare una persona e quindi anche valorizzarla, perché non saprò quali sono, per esempio, i suoi punti di forza e le sue aree di miglioramento. Specialmente quando si tratta di obiettivi legati a un risultato da raggiungere, è importante che questi siano associati appunto a dei target, a degli indicatori chiave, che vanno costruiti ad hoc sulla base dell'obiettivo. Quindi diversi obiettivi avranno differenti indicatori. Allo stesso tempo è importante anche per mantenere la motivazione del valutato formulare degli obiettivi che siano raggiungibili. Questo perché? Perché un'eccessiva sfida tende a demotivare il valutato. Se diamo un obiettivo troppo difficile al dipendente, lo percepirà come irraggiungibile e quindi la sua motivazione non sarà la massima fin dall'inizio, perché per lui è un obiettivo troppo difficile da raggiungere. Allo stesso tempo, se diamo degli obiettivi al valutato troppo semplici da raggiungere, non si sentirà sfidato e quindi anche questo automaticamente avrà un impatto sulla motivazione.
E quindi è giusto dare degli obiettivi che siano sfidanti, sì, ma comunque raggiungibili. Allo stesso tempo, ovviamente, è importante, come dicevo anche prima, che gli obiettivi siano rilevanti per il contesto organizzativo. Prima ho fatto riferimento appunto al piano della performance organizzativa perché è importante che gli obiettivi che deve raggiungere la struttura, l'ente, l'amministrazione siano chiari al valutatore che assegna gli obiettivi e siano anche chiari al valutato. Il valutato deve sapere che contribuisce alla performance organizzativa e quindi deve avere visibilità anch'esso su quello che è la performance organizzativa per capire che sta contribuendo a costruire qualcosa per la propria ente e per la propria amministrazione. Ovvio è che gli obiettivi devono essere anche definiti in termini temporali e quindi bisogna necessariamente dare una scadenza. Non si può assegnare un obiettivo senza una scadenza perché ovviamente il valutato non avrebbe la possibilità di organizzarsi. Nell'ambito dei processi di performance individuali strutturati, come dicevamo prima, c'è sempre una scadenza perché tendenzialmente durano poco più di un anno e quindi tendenzialmente la scadenza consiste con la valutazione finale e quindi dopo un anno quell'obiettivo deve essere necessariamente raggiunto, dopodiché si assegna un nuovo obiettivo. Nei processi di valutazione della performance individuale meno strutturati, a volte viene meno dare una scadenza sull'obiettivo che si assegna al valutato e questo ovviamente fa sì che il processo di performance individuale non sia così efficace perché comunque gli obiettivi non sono stati formulati efficacemente e quindi c'è un problema, una criticità fin dall'inizio. Che cosa succede tra l'assegnazione degli obiettivi e poi la valutazione finale? È ovvio che il valutatore deve continuare ad osservare, monitorare e misurare quello che accade. Non si può passare dall'assegnazione degli obiettivi direttamente alla valutazione. Quindi non si può realmente valutare se prima non si è osservato, monitorato e misurato. Questo perché? Perché ci troveremmo davanti ad una valutazione impulsiva, quindi data sulla base magari di emozioni del momento, senza un vero e proprio processo strutturato di raccolta delle informazioni che mi consentono di capire se effettivamente quell'obiettivo è stato raggiunto o no. Spesso purtroppo quando si vede la valutazione della performance come un mero adempimento, questi step intermedi di osservazione, monitoraggio e misurazione vengono meno. Invece è importante, su questo torno anche su un concetto discusso precedentemente, magari fissare anche un eventuale colloquio intermedio che costringa in un certo senso anche il valutatore ad effettuare un monitoraggio intermedio di quello che è l'obiettivo che il valutato deve raggiungere alla fine del ciclo della performance individuale. Quindi non si può passare dall'assegnazione degli obiettivi immediatamente alla valutazione. È un processo impulsivo che poi non ha alcuna validità ai fini della valorizzazione del personale. Non si può esclusivamente osservare senza misurare, perché l'osservazione senza misurazione non mi consente di valutare. Per valutare io devo necessariamente avere dei riscontri oggettivi su quello che è accaduto, in termini di comportamenti e di performance del valutato. Quindi per effettuare una vera e propria valutazione che sia efficace in termini di sviluppo e valorizzazione del personale, è necessario che io assegni in qualità di valutatore gli obiettivi, che osservi e monitori quello che accade nelle dimensioni dei comportamenti e dei risultati, che io misuri oggettivamente quanto accaduto e che io poi possa valutare. Tra la misurazione e quindi il riscontro oggettivo di ciò che accade e la valutazione possono esserci poi eventualmente da parte del valutatore anche l'aggiunta di eventuali fattori correttivi. Se per esempio ci sono stati, come dicevo prima, dei problemi di salute, delle assenze per lunghi periodi, è ovvio che io nonostante il riscontro oggettivo della misurazione posso applicare degli eventuali fattori correttivi che mi consentono magari di dare comunque una valutazione positiva al valutato perché sono intercorsi una serie di fenomeni che mi permettono comunque di valutare positivamente la sua performance nonostante il riscontro oggettivo dica diversamente. Attenzione anche che nell'ambito della valutazione possono intervenire delle distorsioni di giudizio. Spesso si assiste a quello che si chiama effetto della tendenza centrale. Che cos'è? Il valutatore di fronte ad una scala di valutazione fatta di più passi, immaginate ad esempio una scala di valutazione
che va da 1 a 5, quindi in cui c'è la possibilità di utilizzare tutti i punteggi che vanno da 1 a 5, il valutatore per tutti i valutati tende ad attribuire sempre il valore centrale e quindi sempre 3. Questo perché? Perché magari non si vuole esporre troppo, quindi non vuole dare dei punteggi troppo alti o dare contrariamente dei punteggi troppo bassi. Questo però non fa altro che appiattire le valutazioni e non consente il confronto tra i valutati. Quindi in questo caso non assistiamo ovviamente ad un processo di performance individuale efficace, perché questo viene meno a causa di una distorsione di giudizio del valutatore. Altra possibile distorsione di giudizio in cui può incorrere il valutatore è l'errore di similarità. In che cosa consiste? In generale noi tendiamo a giudicare più positivamente le persone che ci somigliano. E quindi anche nel contesto organizzativo accade a volte che il valutatore sia portato a valutare positivamente una persona solo perché realizza che questa ha delle caratteristiche simili a se stesso. Ovviamente anche questa è una distorsione di giudizio. Probabilmente una persona simile ci può essere più simpatica, ma questo non significa che noi dobbiamo dare, nell'ambito di una valutazione della performance individuale, una valutazione migliore alla persona che perché simile a noi ci sta più simpatica. Quindi questo purtroppo, l'errore di similarità, è una distorsione di giudizio in cui può incorrere il valutatore nell'ambito dei processi valutativi. Altra distorsione di giudizio in cui può incorrere il valutatore è l'effetto alone. In che cosa consiste? Di fronte ad una competenza che può essere negativa, questa negatività piano piano si allarga anche sulle altre competenze che fanno parte del profilo di riferimento del valutato. Ovviamente ci troviamo di fronte ad una distorsione di giudizio perché anche se una competenza è negativa, o comunque se diamo una valutazione negativa ad una competenza, non è detto che lo siano anche tutte le altre. E quindi anche in questo caso il valutatore deve mantenere un atteggiamento oggettivo che gli consenta di discernere tra diverse competenze e diverse valutazioni delle competenze, dove una può avere un punteggio ovviamente più negativo, ma le altre possono essere anche dei veri e propri punti di forza. Quindi attenzione all'effetto alone, che consiste appunto nella tendenza ad attribuire una negatività o una positività generale alle competenze, indipendentemente da quello che è il riscontro oggettivo. Altra distorsione di giudizio che può in cui può incorrere il valutatore è il bias di conferma. Tendenzialmente tutte le persone tendono a raccogliere le informazioni ed ad attribuire a queste maggiore credibilità se sono in linea con le loro aspettative. E quindi in questo caso, per esempio, nei confronti di un valutato, noi potremmo avere la tendenza a raccogliere e soprattutto a ricordare solamente quelle informazioni che confermano il nostro pensiero. Anche in questo caso, ovviamente, ci ritroviamo di fronte ad una distorsione di giudizio, che avviene addirittura precedentemente nella raccolta delle informazioni sul valutato. È quindi importante, affinché ci sia un processo di valutazione della performance individuale efficace, che il valutatore non incorra in queste distorsioni di giudizio. Quindi, se ci troviamo di fronte ad una valutazione effettuata accuratamente senza distorsione di giudizio, arriviamo, quindi dopo un periodo di tempo più o meno lungo sulla base del percorso valutativo dell'amministrazione di riferimento, a quella che è la restituzione del feedback. Come dicevo prima, il feedback può essere dato in un periodo intermedio, quindi tra l'assegnazione dell'obiettivo e la valutazione finale, oppure in alcuni contesti meno strutturati si dà direttamente un feedback finale. Quindi non assistiamo a dei feedback intermedi, ma si passa dall'assegnazione degli obiettivi che avviene all'inizio dell'anno valutativo a un feedback finale che avviene alla fine dell'anno valutativo. Come dicevo prima, sarebbe utile comunque inserire nel periodo intermedio il feedback. Perché? Perché ovviamente il feedback è un elemento facilitativo, quindi che consente di facilitare il raggiungimento dei risultati ad una persona, perché si reindirizza il suo operato. E quindi si consente di accrescere la consapevolezza nel valutato su quello che è il suo operato, su che cosa sta facendo, come può migliorare e che tipo magari di difficoltà ha riscontrato nel percorso che lo porta a raggiungere l'obiettivo assegnato un anno prima. Di notevole importanza è anche il feedback finale.
Che cosa si fa nel feedback finale? Ovviamente si restituisce un riscontro su quelli che sono i comportamenti e i risultati che il valutato ha ottenuto nel corso dell'intero anno. Anche in questo caso è importante effettuare un feedback costruttivo che possa creare reale consapevolezza nel valutato su quelli che sono i suoi punti di forza e le sue aree di miglioramento, perché questo contribuisce a sviluppare ovviamente una riflessione su se stessi. Quindi un feedback ben restituito è anche un input per il valutato che gli consente poi, una volta tornato a casa o comunque nel periodo successivo, di pensare a se stesso in termini di punti di forza e aree di miglioramento e magari grazie ad una capacità di autosviluppo di mettersi a sperimentare alcune competenze, per esempio, che sono state valutate come aree di miglioramento. Quindi è importante anche che il feedback sia sempre motivante. Nell'ambito del colloquio di feedback, quali sono gli strumenti su cui si fa riferimento normalmente? Allora, è la scheda, in primis è la scheda di valutazione. Anche se si tratta ovviamente di un feedback intermedio, la scheda di supporto è sempre comunque una scheda di valutazione, in cui ovviamente non viene segnata la valutazione finale, ma viene segnata la valutazione intermedia di quelli che sono gli obiettivi associati al valutato. La scheda è similare a quella dell'assegnazione degli obiettivi, semplicemente in questo caso è compilata, quindi in questo caso già troviamo quali sono gli obiettivi per i valutati, nuovamente troviamo il peso degli obiettivi, troviamo la descrizione e in questo caso è responsabilità del valutatore effettuare la valutazione su ciascuno degli obiettivi presenti all'interno della scheda. Sulla base della valutazione potremo dire se il risultato è stato raggiunto o meno e quindi se quell'obiettivo ha uno status di obiettivo raggiunto, non raggiunto o, come dicevo prima, parzialmente raggiunto. Il colloquio di feedback è molto importante e ha un impatto notevole sulla motivazione del valutato e è infatti importante tararlo su quelli che sono effettivamente i comportamenti agiti da parte del valutato. Non si può dare nell'ambito del colloquio di feedback una valutazione della persona. Io non dirò mai nell'ambito di un colloquio di feedback se è una persona poco accurata, perché questo è un vero e proprio giudizio sulla persona, ma dirò nell'ambito di un colloquio di feedback, nell'ambito di quella situazione, in quella circostanza, hai agito un comportamento poco accurato. Quindi è sempre un qualcosa legato ai comportamenti agiti e a quello che il valutato ha espresso. Non è un giudizio sulla singola persona. Ha un giudizio sui comportamenti, quindi sul come lui ha fatto qualcosa, non sulla persona nella sua totalità. Attenzione perché questo è un aspetto che ha un notevole impatto sulla motivazione. Altro aspetto importante è che il feedback ovviamente deve motivare la persona e quindi anche nel caso di criticità nella restituzione del feedback, perché ovviamente si può dare un feedback negativo, perché delle volte è anche utile dare un feedback negativo se effettivamente i risultati non si sono raggiunti, è importante che comunque quel colloquio di feedback sia motivante e che quindi il valutato esca dalla stanza del colloquio di feedback comunque motivato. Questa è una grande responsabilità per il valutatore, perché non è semplice ovviamente, anche di fronte a delle istituzioni di feedback negative, far sì che il valutato resti motivato, ma è importante anche per l'anno successivo. Ricordiamoci che in questo caso, specialmente se siamo nell'ambito di un colloquio di feedback finale, lo step successivo sarà, o poco precedente, questo dipende dalle amministrazioni, sarà di nuovo un'assegnazione degli obiettivi. Quindi è importante che questo sia un periodo di riferimento per il valutato in cui si accresca la motivazione e non che si diminuisca. E la responsabilità ovviamente è del valutatore. E infatti il colloquio di feedback è molto delicato per tre aspetti fondamentali. Intanto la relazione valutato-valutatore. Nell'ambito della performance individuale, valutato e valutatore già si conoscono. Il valutatore spesso è il capo diretto del valutato. È ovvio che quindi il colloquio può essere critico perché esiste già uno storico tra valutato e valutatore. Non siamo di fronte a quelli non siamo di fronte a delle valutazioni fatte magari da soggetti esterni, né siamo di fronte a delle valutazioni che vengono effettuate per la selezione, quindi in caso di nuovi candidati. C'è comunque una relazione, una dinamica già esistente tra valutato e valutatore. È ovvio che questa va monitorata. Che cosa significa? Che se non c'è una buona relazione tra valutato e valutatore, comunque dobbiamo in un certo senso dimenticare il passato,
ancorarci a quella che è una valutazione oggettiva e quindi effettuare una valutazione efficace nei confronti dei risultati e delle competenze di quel valutato. Anche questo è responsabilità totale del valutatore. Aspetto delicato del feedback sono anche le aspettative del valutato e le motivazioni del valutato. È ovvio che di fronte ad un valutato che è motivato e che ha delle aspettative concrete in linea con quelli che possono essere i risultati raggiunti, sarà più facile restituire il feedback. Se io sono di fronte ad un valutato che invece ha scarsa consapevolezza del suo operato, sarà molto più complicato dare il feedback perché il feedback di valutazione oggettiva sarà differente dal percepito del valutato e quindi sarà una maggiore responsabilità del valutatore quella di accrescere la consapevolezza del valutato nei confronti di quello che è stato il suo operato nell'arco dell'anno o dopo il periodo intermedio. Stessa cosa, la motivazione. Sarà molto più semplice dare ovviamente un feedback ad un valutato motivato rispetto ad una persona che già è demotivata e che magari è in polemica con l'ente o con l'amministrazione. Questi differenti livelli di complessità si ripercuotono ovviamente sulle differenti modalità di approccio che deve avere il valutatore nella conduzione dei colloqui di feedback con il valutato. È ovvio che non si può avere un comportamento standard con tutti i valutati, ma che il comportamento deve essere declinato sulla base della circostanza, del contesto organizzativo e di chi ci troviamo di fronte in quel momento. Per questo si fa spesso riferimento all'ascolto attivo e all'empatia del valutatore, perché senza empatia, senza ascolto attivo, difficilmente si può essere flessibili, quindi difficilmente si potranno mettere in atto dei comportamenti tarati specificatamente sulla persona che abbiamo davanti, su quelle che sono le sue aspettative, su quelle che sono le sue motivazioni. Anche questo grande responsabilità del valutatore. Prima abbiamo visto delle distorsioni di giudizio che avvengono nell'ambito della valutazione, ma ci sono anche dei meccanismi di difesa che intervengono invece nell'ambito della restituzione del feedback. Questi meccanismi possono essere messi in atto sia da chi dà il feedback, quindi dal valutatore, sia da chi il feedback lo riceve e quindi dal valutato. Quali sono questi comportamenti? In primis l'evasione. Spesso se il valutatore pensa di dispiacere o comunque di dare un feedback negativo al valutato e teme questo tipo di situazione, quindi non è in grado di gestirla, tende ad evadere alcuni contenuti importanti e quindi tende a dare un feedback che non è efficace perché non dà al valutato delle informazioni che invece possono essere rilevanti e utili anche per il valutato. Magari, come dicevamo prima, per accrescere la consapevolezza su quelle che possono essere delle sue aree di miglioramento. Allo stesso tempo, questo tipo di meccanismo di difesa può essere anche messo in atto da parte di chi riceve il feedback. In questo caso, si tratta di un valutato che teme l'autorità del capo e quindi è lui stesso che tende a focalizzare il colloquio di feedback su aspetti poco rilevanti. Quindi tende completamente ad evadere quelli che possono essere i contenuti di un colloquio di feedback, intervenendo poco e facendosi poco parte attiva di questo processo, che invece è un processo di scambio reciproco tra valutato e valutatore. Altro meccanismo di difesa che può mettere in atto il valutatore è il bisogno di approvazione. Spesso nell'ambito della restituzione del feedback, specialmente se siamo di fronte ad un valutatore poco sicuro, poco self-confident, quindi che ha poca sicurezza su quelle che sono le sue competenze, assistiamo ad un approccio seduttivo, che cosa significa? Semplicemente che il valutatore in questo caso tende a compiacere il valutato. Anche in questo caso quindi distoglie l'attenzione su quelli che possono essere i contenuti importanti del feedback e tende invece a compiacere il valutato. Questo tipo di meccanismo, la seduzione, può anche essere messa in atto da parte di chi riceve il feedback. In questo caso perché? Perché ovviamente il valutato ricerca un'alleanza con il suo capo e quindi anche in questo caso, piuttosto che focalizzare l'attenzione su quelli che possono essere i contenuti importanti nell'ambito del colloquio di restituzione del feedback, il valutato cerca un'alleanza, cerca di compiacere il capo e quindi in un certo senso di sedurlo affinché magari abbia anche una migliore valutazione. Ovviamente tutto questo invalida il processo di performance individuale. Perché? Perché ovviamente invalida sia la valutazione, qualora questi avvengano in fase di valutazione, sia la restituzione del feedback, perché non aiutano a creare quella consapevolezza nel valutato
di cui parlavamo prima. Altro ed ultimo meccanismo di difesa che può essere messo in atto sia dal valutato che dal valutatore è l'aggressione. In che cosa consiste? Semplicemente in un registro comunicativo eccessivamente assertivo che tende quindi appunto all'aggressività, e anche questo viene messo in atto dal valutatore semplicemente perché in un certo senso teme di perdere la sua autorità e pensa che in questo modo riesca a riprenderla e quindi a gestirla meglio. Ovviamente non siamo di fronte a un buon feedback. Se il valutatore ha un registro comunicativo aggressivo, questo tende spesso a demotivare il valutato e a creare ovviamente un clima nell'ambito del colloquio di feedback che non è positivo e quindi sicuramente non facilita la comprensione che può avere il valutato sui suoi punti di forza e sulle sue aree di miglioramento. L'aggressione però in un certo senso può essere anche messa in atto da parte del valutato, che ovviamente si pone di fronte al capo con un atteggiamento provocatorio. Spesso accade quando il valutato non ritiene il capo credibile e comunque per screditarlo, diciamo, nell'ambito di un momento così importante, tende ad assumere un registro comunicativo aggressivo. Ovviamente tutti questi meccanismi di difesa invalidano il colloquio di feedback e quindi bisogna prestare particolare attenzione sia in qualità di valutato sia in qualità di valutatore a non cadere all'interno di queste trappole e non essere collusivi con quello che è il comportamento dell'altro attore che abbiamo di fronte. Come si sciolgono tutti questi meccanismi di difesa? Sicuramente ritarando il colloquio sugli obiettivi del colloquio e quindi tornando a discutere di quelli che sono i dati oggettivi della valutazione, dei possibili punti di forza e delle possibili aree di miglioramento. Abbiamo parlato prima di alcuni momenti istituzionali in cui appunto valutato e valutatore si incontrano nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale. Abbiamo parlato del colloquio di assegnazione degli obiettivi, abbiamo parlato del colloquio di feedback, abbiamo parlato del feedback finale. Per quanto riguarda il feedback intermedio e il feedback finale, sono dei momenti istituzionali in cui il valutato dà un feedback al valutatore. È ovvio che è vero ed è necessario che ci siano dei momenti istituzionali in cui restituire il feedback al valutato, ma è importante anche ai fini del miglioramento continuo restituire dei feedback informali durante il corso dell'anno. Quindi per un capo, per un valutatore, non è necessario aspettare momenti istituzionali per dare un feedback, ma sarebbe anzi importante promuovere all'interno del proprio contesto organizzativo, all'interno del proprio team di lavoro e con i colleghi, con i superiori, ma anche con i peers, quindi con i pari, quello che è un clima di feedback continuo e quindi l'importanza di dare dei feedback che vanno oltre i momenti istituzionali. E quindi creare appunto un clima di feedback continuo in cui non ci sia necessità di avere dei momenti istituzionali per avere uno scambio su come le cose stanno andando, ma semplicemente promuovere un clima positivo all'interno del proprio ambiente, facendo sì che il feedback sia dato senza una vera e propria istituzionalizzazione. Questo ovviamente porta a quello che è un miglioramento continuo. Un feedback continuo è, in un certo senso, scientificamente provato che porta al miglioramento continuo. E è a questo che si agganciano anche le valutazioni a 360 gradi. Che cosa sono? Sono le valutazioni che non vengono effettuate solo dal valutatore nei confronti del valutato, ma sono quelle valutazioni a 360 gradi in cui il singolo viene valutato dal suo capo, dai suoi colleghi, addirittura dagli utenti, per esempio, dai cittadini o comunque da chiunque in un certo senso ha relazioni con il singolo. E quindi 360 gradi, non solo dall'alto verso il basso, ma anche da pari, da superiori e da colleghi. Che cosa fa il feedback continuo? Ovviamente dà la possibilità di migliorare il clima organizzativo, perché appunto favorisce lo scambio e la comunicazione. Comunicazione che con il feedback continuo non è più dall'alto verso il basso, ma a volte può essere anche dal basso verso l'alto. In alcuni contesti organizzativi evoluti si assiste al valutatore che chiede il feedback al valutato e quindi magari un capo che chiede al collaboratore come sono andato oggi. Ovviamente il feedback continuo incoraggia la motivazione, perché
Perché? Perché consente di indirizzare nuovamente l'operato della persona indipendentemente dai momenti istituzionali. Inoltre, incrementa il clima positivo, perché ovviamente aumentano gli scambi, aumentano le comunicazioni, aumentano le condivisioni. È quindi importante, anche magari dove non esistono ancora dei percorsi di valutazione strutturati, comunque promuovere un feedback continuo all'interno dell'organizzazione. E quindi magari anche creare maggiori momenti di scambio tra quelli che possono esserci nella quotidianità tra valutato e valutatore. Ed è anche un compito di tutti promuovere questi momenti, cioè la promozione di un clima di feedback continuo è un qualcosa che proattivamente possono fare tutti, indipendentemente da quello che è il percorso strutturato e ufficiale di valutazione delle performance individuali. A questo punto io introduco la dottoressa Buongiorno a Roberta Del tutti, grazie Tiglio, per l'invito. è la testimonial di oggi, responsabile del servizio di assistenza a enti locali, formazione e controllo della provincia dell'Aquila. Buongiorno Roberta, benvenuta al nostro webinar. Ti ringraziamo per la partecipazione e vorremmo Poco. Sottoporti alcune domande per capire come avviene all'interno del vostro contesto organizzativo il... Mi sentite? Provo a porre alcune domande per capire come all'interno del vostro contesto organizzativo avviene il processo di valutazione delle performance. Ovviamente siete una testimonianza importante come tutti gli enti e le amministrazioni nel panorama italiano e volevamo Allora, di chiedervi, nuovo all'interno buongiorno del a tutti, vostro vi contesto ringrazio per l'invito e organizzativo, colgo come è l'occasione per strutturato il fare a processo di lei i miei valutazione della complimenti performance perché ho trovato individuale e l'intervento quali sono particolarmente i punti interessante di e utile forza ai e fini le difficoltà dell'implementazione che di un avete sistema di riscontrato? misurazione e valutazione delle competenze che rappresenti davvero uno strumento, diciamo, di sviluppo sia individuale che organizzativo. Per quanto riguarda la provincia dell'Aquila, allora, partiamo dai punti di forza. La provincia dell'Aquila presta particolare attenzione agli strumenti di valorizzazione e di crescita del personale dipendente, con la consapevolezza di quanto sia importante investire sul capitale umano, quale leva strategica dei cambiamenti di tutti quei processi di innovazione di cui la pubblica amministrazione è protagonista oramai da diversi anni. Ed è chiaro che il passaggio da una pubblica amministrazione orientata al compito ad una pubblica amministrazione orientata ai risultati e diciamo, al cittadino quale utente finale, necessiti di un personale dipendente, oltre che particolarmente preparato, anche correttamente motivato e consapevole di quella che è la mission chiaramente dell'ente di appartenenza. Relativamente al discorso sul nostro sistema di misurazione e valutazione delle competenze, è chiaro che ci sono delle criticità, ragion per cui tra l'altro l'ente ha diciamo, deciso di aderire al progetto di riforma attiva. L'obiettivo che ci siamo posti è questo, quello di giungere ad un sistema di misurazione e valutazione delle performance che vada oltre il semplice fatto di rilevare il merito e attribuire le premialità e gli incentivi economici. Quindi vorremmo sfruttarlo davvero come strumento di sviluppo individuale ed organizzativo e fare in modo che venga percepito come tale anche dal personale dipendente. Le principali criticità. Allora, innanzitutto, soltanto in alcuni casi i dirigenti condividono o pianificano e individuano gli obiettivi con la partecipazione attiva dei dipendenti assegnati al settore. E sempre in alcuni casi i dirigenti, probabilmente gli stessi, diciamo, procedono e vanno al di là della mera restituzione della scheda di valutazione. Quindi vi dico che nella maggior parte dei casi il colloquio non avviene. Quindi è assente e manca la comunicazione in quei tre momenti fondamentali di cui lei parlava prima. Quindi la comunicazione ex ante nella definizione e negoziazione degli obiettivi, la comunicazione in itinere per verificare l'andamento diciamo, del raggiungimento degli obiettivi e la comunicazione finale va sicuramente diciamo, messa a regime. Quello che
Mi preme sottolineare che il tutto dipende dalla discrezionalità dei singoli dirigenti, discrezionalità che dovrebbe invece lasciare il posto ad una prassi invece strutturata, consolidata e soprattutto condivisa dall'intera organizzazione. Questo è il primo aspetto critico. L'altra questione invece riguarda la percezione della valutazione da parte dei nostri dipendenti rispetto al discorso della valutazione, perché la valutazione viene percepita non come opportunità, ma come mero adempimento ad una norma, ad una norma di legge. Quindi non si sentono coinvolti nella definizione degli obiettivi, non c'è condivisione e negoziazione e manca il momento del colloquio finale, nonché del colloquio in itinere. Grazie dottoressa Del Pidio. Un'altra domanda che volevamo porre per capire meglio il vostro contesto organizzativo e come appunto viene percepito anche il processo di performance individuale. Lei ha detto che non sempre avviene un vero e proprio colloquio da parte del valutatore con il valutato. Questo come viene percepito dal Assolutamente valutato? sì. Cioè, si assiste comunque ad una Guardi, il demotivazione, per esempio, degli confronto tra dipendenti? Lei vede colleghi dei è riscontri oggettivi inevitabile, anche su quindi da quello quello che viene riusciamo percepito dal valutatore nell'ambito del vostro a percepire processo di questa valutazione delle demotivazione performance legata al momento individuali? della valutazione, perché loro non riescono assolutamente a percepire l'utilità dello strumento della valutazione. La restituzione della scheda di valutazione, se non accompagnato da un colloquio finale, chiaramente crea nel dipendente una forte demotivazione. E però a questo riguardo io vorrei fare una considerazione. Allora, credo che sia necessario per quanto riguarda la dirigenza in generale come soggetto valutatore, cioè bisognerebbe partire proprio dalla dirigenza dal dirigente in qualità di valutatore, perché credo che ci sia bisogno di una maggiore consapevolezza su quelli che sono gli strumenti e le modalità mediante i quali chiaramente effettuare la valutazione. Quindi, se un dirigente non prevede, un momento iniziale di condivisione e di negoziazione degli obiettivi, un momento dei momenti di feedback intermedi e manca la valutazione finale, quindi il colloquio mediante il quale approfondire chiaramente tutto il discorso della valutazione per quel che riguarda il lavoro svolto nell'anno di riferimento. Per il dipendente, qua al dipendente, creiamo chiaramente una forte demotivazione. Grazie mille Roberta, in effetti ci sono anche degli strumenti che possono essere utilizzati per monitorare la motivazione dei dipendenti, che sono appunto l'analisi per esempio del clima organizzativo o anche appunto la valutazione dei processi motivazionali nell'ambito del contesto organizzativo. Noi vorremmo porle un'ultima domanda in merito all'integrazione tra il processo di valutazione delle performance individuali ed altri processi HR, quindi legati alle risorse umane, Allora, chiedendole: noi nel vostro abbiamo contesto organizzativo, in un che modo servizio il processo di formazione appunto del valutazione della quale sono performance io individuale è appunto connesso ad altri creato tantissimi processi anni fa, HR quindi parliamo del finalizzati allo 2007, sviluppo del proprio perché, personale? come vi dicevo prima, la nostra amministrazione presta particolare attenzione al personale e alla formazione dei dipendenti impiegati. Il problema è questo, è quello che potremmo fare rispetto a quello che già facciamo, perché credo che ci sia uno stretto nesso, cosa che diceva anche lei, tra la valutazione delle performance e la formazione. Chiaramente, oltre a rilevare il merito ed attribuire le premialità, io posso consentire ai dipendenti, chiaramente,
individuando ad esempio dei gap di competenza e gap formativi, di accedere a dei percorsi formativi mirati. Quindi questo credo che sia, diciamo, che sia molto, sia un nesso molto importante, perché mi consente di valorizzare e di far crescere il personale dipendente della, diciamo, della nostra provincia. Quindi se riuscissimo attraverso il processo di misurazione e valutazione della performance a capire quali siano le competenze in qualche modo da, diciamo, da implementare o da migliorare, potremmo anche pensare a dei percorsi formativi mirati per ciascun dipendente. Ma questo mi permetterebbe, tra l'altro, di redigere un piano della formazione che sia realmente ancorato a quelle che sono le esigenze formative dei nostri dipendenti. Quindi, quello che tra l'altro, ecco, mi piacerebbe sottolineare è che la provincia dell'Aquila, ad esempio, dispone di tutti gli strumenti utili ai fini della crescita del personale dipendente. Probabilmente quello che bisognerebbe fare è un utilizzo integrato di questi strumenti in maniera tale da, diciamo, consentire davvero lo sviluppo individuale e chiaramente organizzativo della nostra amministrazione. Grazie mille, dottoressa Del Pidio, per il suo intervento, che penso possa essere molto utile anche ad altri enti e altre amministrazioni che, come voi, ovviamente stanno migliorando alcuni dei loro processi, in particolare questo della performance individuale, e stanno anche cercando di integrarli maggiormente quelli che possono essere altri processi nell'ambito dell'HR. Quindi sicuramente una maggiore integrazione dei diversi processi HR permette di valorizzare il personale, perché ci consente di integrare delle informazioni che vengono da diverse dimensioni, e quindi di integrare tutto ciò che compone poi la performance, la formazione, lo sviluppo del dipendente. Per facilitare questo processo, ovvio, ci si può avvalere di sistemi che permettono di gestire i processi in maniera integrata. Questi sistemi permettono di archiviare le informazioni e anche di effettuare un'integrazione tra quelli che sono differenti moduli che possono servire appunto alla valutazione della performance individuale, alla formazione e allo sviluppo del personale. Grazie mille per il suo intervento, Roberta. Io concluderei allora l'intervento di oggi con la condivisione di alcune best practice che sono in linea sia con quanto detto di teorico oggi, sia con quanto ci ha raccontato la dottoressa Del Pidio, e quindi in merito a ciò che accade nella loro realtà organizzativa, che ripeto può essere anche similare a ciò che accade in molti altri enti e amministrazioni. Sicuramente tra le best practice per la valorizzazione del personale connessa alla performance individuale c'è l'incrementare la comunicazione e la condivisione di quelli che sono gli obiettivi organizzativi, e quindi creare una maggiore connessione tra gli obiettivi strategici che ha l'ente e l'amministrazione e gli obiettivi dei singoli. Se non c'è condivisione degli obiettivi organizzativi e strategici, difficilmente il valutato saprà in che modo sta contribuendo per raggiungere gli obiettivi organizzativi. Questa maggiore visibilità, questa visione sistemica su quelli che sono gli obiettivi che un'organizzazione deve raggiungere motiva il singolo dipendente, perché gli dà la concretezza, la realtà che quello che sta facendo nella sua quotidianità è un qualcosa che ha un impatto anche sull'ente, sull'organizzazione e nel suo complesso. Se non vengono condivisi gli obiettivi organizzativi, viene meno questa visione da parte del singolo, e quindi questo ovviamente può avere un impatto sulla motivazione. Altro aspetto importante definito una best practice è ovviamente l'importanza di promuovere all'interno dell'organizzazione una maggiore conoscenza del processo valutativo. Non tutti all'interno degli enti e delle amministrazioni sanno come viene svolto nella propria organizzazione un processo di valutazione della performance individuale. Questo perché, da una parte, perché magari il valutato proattivamente non va alla ricerca delle informazioni, ma dall'altra parte spesso si assiste ad un gap formativo e ad un gap di comunicazione tra amministrazione e singoli, e quindi
i dipendenti non riescono ad accedere alle informazioni utili per capire meglio in che cosa consiste effettivamente il processo di valutazione delle performance. Altra best practice importantissima è quella di superare il paradigma che vuole la valutazione della performance individuale come un mero adempimento formale da parte del valutatore. È ovvio anche rispetto a quanto ci siamo detti oggi che la valutazione della performance individuale è solo un passaggio importante che serve a valorizzare il dipendente e che senza la valutazione non si può valorizzare per tutto il discorso che abbiamo fatto oggi. Se io non osservo, non monitoro, non misuro, difficilmente potrò e saprò valorizzare il personale. Quindi il sistema di performance individuale, il processo di valutazione non sono un adempimento formale, sono un qualcosa che contribuisce al miglioramento sia del clima dell'organizzazione, sia alle competenze e alla performance delle persone. E per ultimo, come appunto sottolineava anche la dottoressa Del Pidio, l'importanza di identificare il processo di valutazione delle performance non solo con le premialità a questo connesse, ma anche con tutti gli altri processi che possono essere appunto la formazione, il benessere organizzativo, la gestione dei talenti e quindi accrescere l'integrazione tra la performance individuale, in particolare i risultati della performance individuale e tutti gli altri processi. È ovvio che i risultati a livello sistemico di un processo di performance individuale sono poi anche utili a delineare quali possono essere i gap di competenza all'interno di un contesto organizzativo. Quindi non è necessario andare ad analizzare solo la scheda del singolo per vedere quali possono essere punti di forza e aree di miglioramento del singolo dipendente, ma è importante anche effettuare una valutazione sistemica dei risultati del processo di performance individuale per capire effettivamente quali sono i gap del contesto organizzativo e tarare su questi eventuali corsi di formazione, interventi di sviluppo. Se quindi ad esempio avremo all'interno di un contesto organizzativo una competenza che magari è stata riscontrata in maniera più bassa rispetto ad altre competenze, sarà importante poi per chi gestisce la formazione costruire dei percorsi formativi che consentano di sviluppare maggiormente quella competenza all'interno del contesto organizzativo. A questo punto vedo che sono arrivate molte domande e le domande verranno raccolte e quindi ci sarà modo poi successivamente di avere delle risposte. E io ne leggo qualcuna e vediamo se in diretta riusciamo a rispondere ad alcune delle domande che avete posto voi direttamente in qualità di partecipanti. Spesso i dipendenti valutati positivamente con un certo dirigente diventa pessimo con un altro dirigente. Perché? Quindi qui la domanda è sui processi di valutazione del valutatore, però è molto difficile rispondere a questo tipo di quesito perché ovviamente non siamo di fronte ad una situazione contestualizzata, quindi non possiamo sapere se un dipendente che è molto bravo con un dirigente e diventa pessimo con un altro ha delle responsabilità in qualità di valutato o se le responsabilità sono del valutatore. Quindi su questo non possiamo dare un'unica risposta. Potrebbe essere di fronte ad un bias appunto da parte del valutatore e quindi da alcune distorsioni di giudizio da parte del valutatore, o allo stesso tempo potremmo essere di fronte a ad una differente performance da parte del valutato che magari si è trovato più o meno bene con il dirigente e quindi anche la sua motivazione è venuta meno magari con un successivo dirigente rispetto al precedente. Quindi le variabili che intervengono nell'ambito di questi contesti sono tante e è difficile dare delle risposte generali che non siano contestualizzate. Quindi bisogna andare a vedere nello specifico la situazione e capire che cosa si può fare. Vediamo un'altra domanda arrivata sempre da voi. È molto raro che i dirigenti valutatori partecipino a percorsi formativi sulla performance. Nella performance la valutazione dei valutatori dirigenti è compito dell'OIV. Sempre valutazioni positive. I dipendenti non dovrebbero essere ascoltati a campione dagli OIV?
Allora, ci sono anche delle amministrazioni che erogano dei percorsi di formazione anche per i valutatori, quindi in alcune realtà molto strutturate esistono anche dei percorsi per accrescere le competenze nell'ambito della valutazione per i valutatori. E anzi, su questo, proprio sulle linee guida di funzione pubblica, viene sottolineato il fatto che una delle competenze che dovrebbe essere comunque misurata e valutata per i valutatori è la capacità di valutare, perché è ovvio che un valutatore deve essere in grado di valutare e ci sono anche delle piattaforme che consentono di vedere anche un aspetto che abbiamo visto prima nella parte teorica e quindi la tendenza ad attribuire sempre per esempio la stessa scala di punteggi nell'ambito della valutazione. Se un valutatore è in grado di valutare bene, deve saper usare bene l'intera scala di valutazione. E ci sono dei sistemi che ti consentono di vedere la dispersione dei punteggi che il valutatore ha attribuito ai diversi valutati e quindi di vedere se effettivamente sta utilizzando efficacemente gli strumenti per la valutazione. Quindi ci sono una serie di strumenti che sicuramente servono a monitorare questo tipo di processi e ovviamente anche l'OIV interviene nell'ambito dei processi di valutazione della performance individuale come spesso nell'ambito della validazione degli obiettivi, specialmente per quanto riguarda gli obiettivi dei dirigenti, si assiste comunque a una validazione da parte dell'organismo competente e quindi gli obiettivi che vengono assegnati ai dirigenti sono comunque validati da organismi di competenza. Io ho concluso qui la giornata, non so se ci sono particolari domande, se anche lo staff può mettermi in rilievo particolari domande a cui possiamo rispondere. Ne vedo un'altra. Dottoressa Bono, lei ha perfettamente ragione. Il momento di valutazione è sempre in tutte le fasi delicato e può essere mal interpretato da tutti gli operatori dell'azienda. Quando l'azienda non rende chiaro e pubblico diffuso il ciclo della performance e manca un'alleanza onesta tra l'apice e gli operatori. Quali reali strumenti le direzioni possono utilizzare per diffondere la cultura della performance come valore effettivo pubblico? Allora, sicuramente per rispondere a questa domanda torno sull'importante collegamento tra gli obiettivi organizzativi e gli obiettivi di performance individuale. Se non c'è una visibilità da parte dei dipendenti di quelli che sono gli obiettivi organizzativi, difficilmente si potrà essere parte attiva nell'ambito di un processo di valutazione della performance, perché se non è chiaro il traguardo che deve raggiungere l'organizzazione, difficilmente potrà essere chiaro il traguardo che i singoli devono raggiungere, e anche questo ha un impatto sulla motivazione. Altro aspetto rilevante è appunto la conoscenza da parte del valutatore di quello che è il piano delle performance, e quindi anche il valutatore, quando va a declinare gli obiettivi del singolo, necessariamente deve conoscere quali sono gli obiettivi che l'ente e l'amministrazione deve raggiungere nel suo complesso. Spesso i dirigenti hanno associati quelli che sono gli obiettivi di struttura, quindi degli obiettivi di risultato che devono raggiungere in qualità di responsabili dell'unità organizzativa di riferimento. Ovviamente questi derivano necessariamente dal piano delle performance, quindi gli obiettivi dei dirigenti derivano da quelli che sono gli obiettivi organizzativi esplicitati nell'ambito del piano delle performance. Altri strumenti per diffondere la cultura della performance sono sicuramente la maggiore conoscenza dei processi di valutazione. Se il valutato e il valutatore non conoscono bene il processo di valutazione, le tappe salienti del percorso, se non vengono comunicati prima quali sono gli step salienti e quali sono gli appuntamenti tra valutato e valutatore, difficilmente potremo avere una cultura della performance come valore all'interno dell'organizzazione. Quindi in primis bisogna operare nell'ambito della comunicazione e nell'ambito della condivisione delle informazioni tra differenti uffici e dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto. Tutti possono essere parte attiva di un processo di valutazione e anzi, come dicevamo prima, anche proattivamente tutti possono promuovere un clima di feedback continuo all'interno dell'organizzazione. Tutte queste domande comunque verranno raccolte e ci sarà un modo successivamente di rispondervi puntualmente. Allora, un'altra domanda venuta sempre dai partecipanti. La possibile demotivazione del dipendente rappresenta un danno. Chi valuta questo danno e le eventuali responsabilità? Come dicevamo prima, esistono comunque degli strumenti che permettono di sondare la motivazione nell'ambito dei contesti organizzativi.
Ci sono dei veri e propri questionari che valutano i processi motivazionali sia a livello di contesto organizzativo, quindi di gruppo, di unità organizzativa, sia a livello di singolo, e quindi possono essere somministrati anche nel singolo dei questionari che misurano il livello di motivazione della persona. E sulla valutazione invece del danno e delle eventuali responsabilità, l'esperienza ci dice che non ci sono strumenti che ad oggi vengono così diffusi e che vengono utilizzati all'interno degli enti e delle organizzazioni, ma spesso l'unico strumento che viene, e sempre nei contesti più strutturati, che viene utilizzato è la misurazione della validità del processo di valutazione delle performance individuali. E quindi si va a vedere se effettivamente, per esempio, negli archi successivi rispetto ad una valutazione, il valutato opera in linea con quelle che sono state le sue valutazioni precedenti. Però questo esiste solamente nei contesti più strutturati. Diciamo che la pubblica amministrazione, da questo punto di vista, ha tanta strada da fare e, come state scrivendo anche voi nelle vostre domande, bisogna arrivare ad una consapevolezza maggiore di che cosa sia la performance e di come sia possibile valorizzare il personale attraverso la valutazione della performance individuale. Se non si arriva a questa consapevolezza, difficilmente si potranno mettere in atto strumenti e processi efficaci. Provo a leggere un'altra domanda. Gli obiettivi vengono assegnati dalla struttura centrale alle strutture periferiche in modo omogeneo, senza tenere conto del personale in forza ad ogni struttura periferica e senza alcun confronto. Quindi qui ci dite che alcune volte gli obiettivi vengono assegnati dalla struttura centrale senza conoscere effettivamente che cosa accade e qual è il personale delle strutture periferiche. A volte accade, come dicevamo prima, a volte gli obiettivi organizzativi vengono declinati nelle strutture in maniera automatica, senza una vera e propria valutazione del contesto organizzativo. Nelle realtà meno strutturate questo ancora accade, nelle realtà più strutturate ci sono degli obiettivi organizzativi che vengono tarati sulla base del personale e delle competenze delle singole strutture. Quindi sicuramente anche in quel contesto in cui sei inserito, parlo alla persona che ha posto la domanda, magari con il tempo si potrà arrivare ad una maggiore consapevolezza di che cosa significhi appunto valutare la performance e come questa sia connessa ad altri processi e soprattutto si arriverà ad una formulazione degli obiettivi realmente in linea con quello che è il contesto organizzativo e quindi realmente in linea con le caratteristiche del personale delle strutture periferiche. Ovviamente per fare questo tipo di declinazione è necessario conoscere molto bene la realtà organizzativa. Come dite voi, è molto difficile conoscerla nel dettaglio, nel suo complesso, quando siamo di fronte a delle strutture che hanno realtà centrali e realtà periferiche. Come si può ovviare a questo problema? Sicuramente attraverso una maggiore condivisione delle informazioni, come dicevamo prima. Se c'è maggiore condivisione di informazioni tra sede centrale e periferia, sicuramente c'è maggiore conoscenza del contesto. Questa maggiore conoscenza del contesto organizzativo porta alla possibilità di poter declinare anche in maniera più efficace gli obiettivi nei confronti della periferia. Quindi spesso si assiste a questo tipo di assegnazione degli obiettivi dal centro alla periferia senza una reale conoscenza di che cosa accade in periferia per un gap informativo e di comunicazione. Una maggiore comunicazione e condivisione delle informazioni ovvierebbe a questo tipo di problema. Un'altra domanda, il sistema di valutazione della performance secondo me ha dei limiti che sono collegati al fatto che la valutazione globale del raggiungimento degli obiettivi incide troppo sulla valutazione individuale. Anche in questo caso la risposta è similare a quanto detto prima, è troppo semplice assegnare degli obiettivi organizzativi ai dirigenti e declinarli in automatico anche come obiettivi del singolo. Gli obiettivi organizzativi vanno tarati sulla realtà organizzativa effettiva e quindi solo attraverso una reale conoscenza del contesto organizzativo c'è la possibilità di declinare in maniera costruttiva ed efficace gli obiettivi.
Io non riesco a vedere più domande, quindi a questo punto vi saluto. Stavo leggendo alcuni dei vostri commenti. Grazie per aver partecipato. Spero che questo tipo di webinar sia proprio costruttivo Grazie a e spero che voi. serva anche a promuovere nel vostro contesto organizzativo una maggiore Grazie, consapevolezza di quello che grazie è il processo di performance individuale. Ringrazio la dottoressa Del Pidio per il suo intervento e la testimonianza e tutto lo staff di Riformattiva. Grazie a tutti.